Allora, chi mi spiega che cosa sta succedendo? Cos'era questa specie di allarme aereo qui a Buscate? Chi è che me lo può spiegare, questa sirena? Nessuno che ne sa niente. Qui davanti, forse. Sembra quasi un rumore sinistro che percorre la città. Di cosa si tratta? Si tratta che i mezzi della Cogeti, che è la società che dovrebbe realizzare la discarica a Buscate, stanno arrivando. E cioè voi avete una sirena che suona in piazza del paese? Da dove? Noi abbiamo una sirena che suona dall'estremità della torre del vecchio acquedotto e che avvisa la cittadinanza di recarsi con urgenza davanti ai cancelli della cava per impedire ai mezzi di entrare. A quel punto, se non sbaglio, suonano anche le campane del paese, no? Chi c'è qui? Sì. Lei è il parroco. Il parroco, è un suono particolare, Don Gesuino. Le campane suonano che un metodo antico, quando c'era il fuoco, suona il campanone e la campana più piccola, è un modo per far correre la gente, è un invito a correre. Anche il parroco impegnato qui a Buscate, provincia di Milano, 4.000 abitanti vicino a Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, zona ricca e industriale, zona molto inquinata, una sirena della Seconda Guerra Mondiale ripristinata per collegare un presidio che si trova alla cava di Sant'Antonio, nel comune di Buscate, alla piazza principale. In questo presidio chi di voi ci sta? Tutti dite no, no. Tutti non ci credo. Signora? Facciamo i turni. Si può alzare, signora, mi scusi. No, non si può. Chi è? Me lo spiega lei. Qualcuna? Tutte timide le signore di Buscate. Quando funziona il presidio? Funziona 24 ore su 24, perché noi ci siamo sempre, giorno e notte, di giorno le donne, di notte i ragazzi e gli uomini, e non l'abbandoniamo mai. Da quanto tempo? È dal 5 agosto. Dal 5 di agosto, 24 ore su 24, un paese che fa la guardia alla sua cava. E allora vorrei studiare, lasciate aiuto. Io so che questo paese di Buscate si è preparato con tale meticolosità a Profondo Nord che ha fatto una serata di simulazione, cioè hanno fatto una finta trasmissione per arrivare stasera più preparati. Allora sarei curioso di sapere chi di voi in questa prova generale ha fatto l'attore, ha fatto la parte di quello che secondo voi di Buscate sarebbe il cattivo della nostra trasmissione, cioè l'assessore all'ambiente della regione Lombardia Claudio Bonfanti. Chi è stato? Eccolo lì, lei è? Io mi chiamo Enrico Angelini, faccio parte del Comitato di Difesa Ambientale di Buscate. Ecco, lei era l'attore Bonfanti nella prova di Profondo Nord. Sinceramente, dopo discutiamo, entriamo nel merito degli argomenti pro e contro la discarica, sì. Ma facendo Claudio Bonfanti per una serata, le è venuto qualche dubbio, si è messo un po' più dal punto di vista suo, che cosa farebbe lei dal punto di vista di un assessore regionale che deve trovare un posto in cui mettere i rifiuti? L'esatto opposto di quanto stanno facendo fino adesso, perché l'emergenza... Io vorrei precisare una cosa molto brevemente. Qui sono decenni che ci troviamo in emergenza, è stata fatta una legge d'emergenza che avrebbe dovuto avere una durata limitata, questa legge è scaduta, ci troviamo esattamente al punto di partenza. Ammette che però è un mestiere difficile di questi tempi, quello sì, di chi deve trovare un posto per i rifiuti. Ammetto che è un mestiere difficile, ma ritengo anche che sarebbe molto più facile farlo meglio di come lo sta facendo. Va bene, io credo che in pochi vorremmo essere nei panni. E getta, bucce di patata mescolate ai pannolini, carne andata male insieme a lattine, scatole, sacchetti di alluminio, cartone, plastica e ancora tutto ciò che di consumato o sprecato neanche la fantasia più fervida può immaginare. Chi è disposto a farsi carico anche solo di una piccola porzione dei 17 milioni di tonnellate di rifiuti urbani che fuoriescono dalle nostre pattumiere e che a loro volta sono meno di un sesto dei 100 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno in Italia? Chi è disposto a farsene carico in Lombardia, la regione che di rifiuti ne produce di più e che oggi non sa dove andarli a cacciare? I comuni e la regione fronteggiano una vera e propria prolungata emergenza. Talvolta esportano i rifiuti fuori dai propri confini, magari al sud.
La regione Lombardia corre contro il tempo per trovare soluzione a questo rebus. Il metodo più veloce è costruire nuove discariche, cioè dei gran buchi nel terreno, naturalmente impermeabilizzati per preservare la falda acquifera e in grado di impiegare i biogas sprigionati dalla massa dei rifiuti. I paesi interessati si ribellano, sorgono comitati popolari, i sindaci o li appoggiano o si dimettono. A Monzambano, provincia di Mantova, ci sono stati scontri con la polizia intervenuta a sgomberare il presidio antidiscarica. Ma l'epicentro della rivolta oggi è a Buscate, all'estremo nord-ovest della provincia di Milano. La popolazione presidia giorno e notte la cava di Sant'Antonio dove dovrebbe sorgere la discarica. Anche qui, il 24 ottobre scorso, i carabinieri hanno caricato duramente il presidio. Ci sono stati feriti e denunciati. I buscatesi lamentano il già grave stato di degrado ambientale della zona, dove sorgono un forno inceneritore, una centrale elettrica e dove non sono ancora state bonificate delle fogne a cielo aperto. Ma protestano anche i comuni che non sanno dove smaltire i rifiuti e altri comuni ancora che invece hanno accettato una discarica sul loro territorio. Ci vorrebbero più forni inceneritori, impianti di compostaggio, raccolta differenziata dei rifiuti in grado di consentire il loro riciclaggio. Ma il tempo stringe e noi tutti rischiamo di finire sommersi dalle nostre pattumiere. Buonasera dunque dal centro Don Bosco di Buscate. Questo centro Don Bosco di Buscate è forse la sala più complicata nella quale si è trovato a discutere Profondo Nord, perché è piena di gente che ha tante buone ragioni, ugualmente legittime, che si scontrano però l'una con l'altra. Questa è la prima impressione tratta dall'inchiesta condotta da Enrica Toninelli e con l'aiuto di Daniela Franchi. Ma prima di tutto consentitemi di rilevare una novità per noi di Profondo Nord. In questa sala per la prima volta, e voglio salutarli subito, sono presenti delle persone che hanno fatto 1000 chilometri per essere con noi, sono venuti dal profondo sud e li ringraziamo per questo. Lei da dove viene? Da Conversano, sono bolognino, faccio parte del comitato per la difesa dell'ambiente di Conversano che... Conversano si trova in provincia di Bari. Ecco. Almeno il coordinatore del comitato per la difesa dell'ambiente di Conversano alla cittadinanza di Buscate è quella di tenere sempre dura e forte la lotta, deve stare in piedi sino a quando la regione Lombardia non cambierà idea. A lei si è già fatto l'idea? È il sito, mi scusi, è il sito della discarica. Ci spazzatura al sud. C'è qui presente l'assessore di Lecce, vero? Lei è? Può alzarsi per cortesia. Io sono l'assessore Brai dell'amministrazione provinciale di Lecce. Ecco, che della vostra regione. Ma non è opportuno che si facciano 1000 chilometri per arrivare a Lecce pagando 230.000 lire a tonnellata per scaricare rifiuti a Lecce, laddove discariche controllate ancora ce ne sono solo due. Comune di Palermo Dugliano. Stia lì che sennò ci copre l'assessore. Purtroppo abbiamo mandato i rifiuti dove era possibile mandarli. Ora però... che loro li hanno bloccati, da chi li mandate i rifiuti? Di bollate. Quindi abbiamo già due grossi comuni, perché sono comuni dell'Interland di Milano, ma con molti abitanti. Quanti abitanti avete? 43.000. Altri che 80.000 abitanti, una città praticamente. Voi Puglia? Nelle Marche. Marche, vabbè. Abbiamo fatto un piccolo tentativo qualche anno fa. Ci avete provato? Come qualche mese fa, sono tornati indietro. Ma ecco, prima questa di è una cosa curiosa che pure va detta. Sono partiti 5 camion in ottobre, sono tornati indietro di fronte alla consapevolezza che... Prego, prego. Di fronte alla consapevolezza che non sarebbero stati bene accetti. Il nostro territorio. Ma allora, diciamo così, i terroni vengono utili in questo caso, quando ci si può mandare la spazzatura giù? Come funziona? Qualcuno mi risponda. Lei ce l'ha un microfono, no? Niente, io volevo dire che siamo solidali con i nostri amici pugliesi, perché se esiste un sud della Lombardia noi lo rappresentiamo, perché qui in questa zona, al confine tra due province che sono quelle di Milano e di Varese, tendono tutti a scaricare qualsiasi tipo di rifiuto.
La gente sta lottando contro questa discarica con la forza dell'esasperazione. Pensate che questo paese si chiama Buscate perché un tempo questo era un comune ricco di boschi e di brughiere. Non è rimasto più nulla. Abbiamo un inceneritore da 20 anni a 2 chilometri da dove adesso è seduto l'assessore Bonfanti e, cosa più unica che rara, a meno di 500 metri dalla progettata discarica. Ecco, mi scusi, io fra poco vi farò raccontare la vostra situazione ambientale, ma quindi voi ufficialmente, diciamo così, respingete l'ipotesi che una soluzione possa essere mandare i rifiuti fuori dalla regione Lombardia. Bisogna smaltirceli in casa? Dobbiamo smaltirceli in casa, questo come stiamo già facendo noi. Va benissimo, questo dove ci torniamo. Allora, vorrei fare il resto di questa sala molto complicata. Allora, se non sbaglio, sotto il cartello discariche funzionanti, insieme ad altri sindaci e amministratori di località in cui queste discariche già oggi funzionano in Lombardia, c'è anche l'assessore provinciale all'ambiente della provincia di Brescia, che si chiama Walter Sala, che sarebbe stato posto da una discarica di Brescia nei confronti di chi? Ma francamente non è stato un solo ultimatum di una discarica bresciana, ma un insieme di ultimatum che le amministrazioni provinciali, esclusa Milano naturalmente, hanno posto all'assessore Bonfanti. Abbiamo posto il problema all'assessore Bonfanti perché non era pensabile che l'amministrazione provinciale, io parlo della mia in questo caso di Brescia, entrasse in crisi, in emergenza, per soddisfare il fabbisogno milanese. E da se non costruite, Buscate, ahimè, è così la discarica di questo paese? Non è esatto, non era. Beh, Calcinato è stato interessato da una sentenza del TAR che ha bloccato in qualche modo l'arrivo dei rifiuti. Vi è però un documento politico di valenza regionale, perché era interessato, cioè resi se Milano non si attivava con le sue discariche. Prima dicono basta, i rifiuti delle vostre zone, della provincia di Milano, non li prendiamo più. Complicazione maledetta. Qui sul palco, da parte del Comitato Scientifico Rifiuti del Ministero per l'Ambiente, oltre che essere direttore di Lombardia Risorse, quindi conosce i problemi di casa nostra, e c'è, l'abbiamo già presentato prima, Claudio Bonfanti, che è l'assessore che ha sulle spalle il peso di questa situazione difficile. Abbiamo anche un cartello che già prima è stato segnalato, laddove si ipotizza che fra 6 mesi 800.000 cittadini lombardi, cioè quasi il 10% dei lombardi, non saprà dove sbattere i suoi rifiuti urbani. Senta, ci aiuta Bonfanti a capire un po' la situazione, perché le discariche sono dei gran buchi in cui bisogna mettere i rifiuti. No, venga qui, che non sempre quando si parla di rifiuti. Beh, da molto tempo la Lombardia ha problemi di smaltimento, anche se finora si può dire che da alcuni anni la Lombardia non smaltisce 1 chilogrammo di spazzatura se non in impianti controllati, siano essi discariche o impianti di incenerimento, di compostaggio. E naturalmente la situazione è una situazione complessa, però devo dire che 10 anni fa noi avevamo 350 discariche abusive, oggi noi abbiamo queste abbiamo. Discariche, lì mi pare che manchino gli impianti a tecnologia complessa. Che sarebbero gli forni inceneritori. Sono 8 forni di inceneritori e 2 impianti di compostaggio. Vabbè, queste sono parole difficili che però forse vale la pena spiegare subito. Ahimè, se mancano da quella cartina questi impianti con delle parole difficili, è perché, l'abbandono un attimo, le statistiche parlano chiaro sulla Lombardia, e cioè, se è possibile inquadrare dalla regia anche questo cartello sulla produzione giornaliera di rifiuti in Lombardia, la grandissima maggioranza dei rifiuti prodotti in questa regione va a finire in discarica, esatto. L'85%, gli altri impianti per il momento purtroppo sono bazzeccole. Esatto. E allora parliamo di dove li si stiva adesso. Vedo delle crocette rosse su alcuni... Sono probabilmente discariche che sono destinate a terminare nel corso del 92 in generale. Sono già zeppe di rifiuti. Sì, sono discariche che hanno una loro limitata quantità di smaltimento, ad esempio Cerro è una discarica che deve durare 2 anni, perché tutte le discariche di una legge d'emergenza dovevano durare non più di 24 mesi. Sempre quindi... di emergenza si parla. Poi vediamo invece degli esplosivi, ahimè, attorno a degli altri segnalatori di discarica, tra cui Buscate, e sono le situazioni di... Difficili, quelle dove abbiamo un'opposizione agli impianti che sono stati già autorizzati
dalla giunta regionale in vari, cioè, in vari momenti. Chiudono, se non sbaglio, 4 discariche o 5 addirittura, 3 più, anzi 6, 6 discariche devono più o meno presto chiudere, 4 sì, ne tre, volete direi aprire. Direi anche nel corso del, tra il 92 e il 93. Ecco, in tutti i posti dove volete aprire una discarica in Lombardia c'è rivolta, no, della fortunatamente popolazione locale. Non è così, perché ci sono impianti difficili come questo di Buscato, come quello di Castelleone o Monzambano, ma ci sono anche impianti come adesso quello di Cavenago, quello che abbiamo aperto pochi giorni fa a Cedrasco, che è quello di compostaggio della discarica, dove invece riusciamo a gestire come a Calcinato in provincia di Brescia. Ecco, come ma allora come si fa a convincere la gente del paese che deve prendersi in casa la discarica di rifiuti? Potete offrire degli indennizzi? Senta Lerner, io ho partecipato pochi mesi fa a un diciamo la chiusura di una campagna elettorale nel comune di Vizzolo Predabissi. Il comune di Vizzolo Predabissi, la maggioranza uscente ha difeso la discarica e continua ad essere funzionante. Quella maggioranza si è ripresa tranquillamente la maggioranza, perché è una discarica ben gestita, così come un impianto ben gestito è meglio... Il vostro argomento mi sembra debole nei confronti dell'assessore. Se avete degli argomenti, spendeteli a parole, vi ringrazio. Una discarica ben gestita come un impianto ben gestito è una necessità per una regione che produce i rifiuti, perché i rifiuti li produciamo, li dobbiamo trattare e smaltire. Ecco, dobbiamo combattere l'abusivismo, oppure dobbiamo combattere una situazione paradossale come quella che vede che 300 tonnellate al giorno delle 12.000 della, della Lombardia purtroppo finiscono fuori regione. Questo per me è un grosso dispiacere e capisco gli amministratori che hanno queste difficoltà. La Puglia è venuta... A questo punto io vorrei dire all'assessore Bonfanti, visto che non so come si chiamino gli abitanti di Vizzola Predabisso, sono così desiderosi di avere sul proprio territorio una discarica, a differenza di quanto succede in tutti gli altri posti, noi volentieri cediamo la nostra discarica, che essendo tra l'altro una discarica piccola non si capisce, se non nelle vostre intenzioni, come possa servire a contribuire alla fine dell'emergenza rifiuti in Lombardia. Io continuo a non capire niente. Beh, ma voi... è una risposta molto semplice, nel senso che prima si è spiegato che circa 300 tonnellate finiscono o nelle Marche o in Puglia, sono i comuni di Cinisello e gli altri. La discarica di Buscate avrebbe dovuto, che è una discarica diciamo non molto ampia perché ha 400 tonnellate al giorno di progetto, avrebbe dovuto essere al servizio di una serie di comuni del milanese, che appunto sono purtroppo quelli che oggi hanno difficoltà a smaltire i rifiuti in Lombardia. Ecco, ma scusatemente, nonostante le tecnologie avanzate che oggi si è in grado di impiegare, comporta un fastidio. Certamente. Ecco, allora che forma di indennizzo si può dare per pagare questo fastidio? Beh, voglio dire che il punto centrale naturalmente è questa discussione, cioè l'impianto è un impianto buono o cattivo, perché se si pensa che l'impianto di smaltimento sia cattivo tutti lo rifiutano, se l'impianto è ben gestito diventa un impianto positivo che può essere utile non solo per la popolazione in generale ma per lo stesso comune che magari recupera un territorio. Devo dire che non è solo Vizzolo Predabissi ad accettare la discarica, il comune di Calcinato, che prima ricordava prima l'assessore Sala di Brescia, non accetta i rifiuti di Milano, ma accetta abbastanza tranquillamente i rifiuti della provincia di Brescia, così come per fortuna molte altre discariche della Lombardia hanno continuato a funzionare e funzioneranno nei prossimi anni. Il comune di Cavenago d'Adda la sta costruendo adesso e non ha problemi. No, non possiamo entrare così nel dettaglio della medaglia. Hanno emesso delle ordinanze l'assessore, cioè il presidente della regione Lombardia. Non avete fallito, lei ha fallito nella programmazione, il popolo non deve pagare l'inesperienza. Senta, il qua popolo vogliamo non deve pagare voi, perché paga già il tributo. Senta, vogliamo ma non conoscere deve voi di Buscate adesso. Se ne vada, e il popolo in questo momento è tanto difficile, lei è vicino. Non giochiamo qua sull'applauso facile. Mi scusi. Grazie. Lei mi sembra che stia giocando un po' sull'applauso facile, il se ne vada, il non se ne vada non risolve né il vostro problema né la possibilità di capire dei telespettatori. Hanno anche farla, ma solo dopo che ci hanno deportati tutti. Quindi sembra essere una questione di vita o di morte. Soprattutto
dopo che c'è stato un momento di tensione qui nella vostra zona, no? Di questo che voglio parlare. Io sono Giuseppina Bressanelli e sono stata testata per, e ho fatto l'ospedale per 9 giorni. E questo che voglio dire. Da Quando, al 24 ottobre siamo state caricate dalle forze dell'ordine 50 di persone, donne e anziani. Siamo state pestate, buttate per terra, e lese moralmente dalle forze dell'ordine. Questo che volevo dire. Ecco, ci sono altre persone che quel giorno hanno avuto... Io vi do un consiglio. Quanti per televisione dice sempre che ognuno deve fare la sua parte. Ecco, noi la stiamo facendo la nostra parte da 20 anni, come hanno già detto tanti interventi. C'è un inceneritore a 1 chilometro che smaltisce e serve 400.000... Serviva. 400.000 ed è previsto il raddoppio. Per favore non mi interrompa, perché lei per televisione ha già avuto spazio abbastanza. L'assessore ha tutto lo spazio. Allora, lei, non... allora lei ha anche detto per trasmissione che ci sono 1.520 comuni in Lombardia. Cosa le devo dire se io a Buscate dico no? Le deve far vedere la realtà che la televisione ha inquadrato nei filmati. Ci avete rovinato la zona per 30 anni. Allora cosa le dico? Mi ha anticipato prima il presentatore. Una cosa è certa, se voi avete intenzione di portare la discarica a Buscate, una cosa è certa, ci dovete deportare tutti. Ecco, ma voi dovete spiegarcela e dargli questa cosa con la vostra... decisione. Lei cosa vuole? Volevo dire una cosa, per un momentino. Lei belle... Sono Cagli Antonio, era del presidio. Le belle balle raccontate dal signor Bonfanti sono sempre le solite barzellette. Lei ci deve dire, signor Bonfanti, come è arrivato a scegliere Buscate come sito. Ecco, ma cosa? Avete già parlato di un inceneritore. Come è arrivato a scegliere questo posto? Forse con l'aiuto dei suoi tecnici, che sono gli stessi, va di bene, di quello che manca là, il Gerentano? Che dopo aver chiuso 2 ore, dopo aver chiuso la discarica, trovate 150 miliardi per la bonifica? Ci volete far crepare? Ed ancora, che se mi rivolgo al signor Borsani, che è la Bolzano, so chi sia, che è la Incantun, che rappresenta i capitali in movimento, uno dei suoi rappresentanti, stiamo parlando... lì sulla cava grida, con 20 o con 200 o con 2000 carabinieri, qui la discarica la farò, e dico a questo signore, lo Stato italiano, sono i miliardi o è l'autorità dello Stato che lei ci insulta rappresentando? Non con carica. Ma io vorrei dare delle idee basilari dopo tutte queste discussioni. No, non ci lega un discorso che no, non facciamo. No, non lego il discorso, ma voglio essere conciso. Prima di tutto è ingiusta la legge che impone un gravame di tal genere a questa piccola comunità, senza tener conto dei disagi che già noi sopportiamo. Se a Buscate esiste già per i rifiuti un inceneritore, perché si vuole, caso più unico che raro, impiantare anche una discarica? Gli oneri vanno equamente ripartiti. Seconda idea. Don Gesuino, lei non si deve offendere se... interrompo questo testo scritto, che lei possa parlare con... Le voglio fare una domanda più personale, sì. Se lei me lo consente. Sentiremo le vostre ragioni così come le abbiamo già sentite sin qui. Lei si è ritrovato a un'età non più giovanissima quasi a fare il prete barricadero in qualche modo. Lei giustifica insomma questa posizione della sua gente per intero, questa rabbia per intero? La giustifico perché è immorale il comportamento della regione che scarica i problemi dei comuni più grossi, i quali sono dotati di più di quelli piccoli, e sono anche noi piccoli siamo svantaggiati. Lo so, i comuni grandi politicamente vi rendono di più. Secondo me questo è un comportamento di un nuovo colonialismo. Ecco, Magna, metterla questa discarica che è sbagliato mettere a Buscate. Lei è. Allora, silenzio. Allora io vorrei dire una cosa. Prima di tutto rimarco, perché forse non si è ancora capito. Ma gliel'ho fatto una domanda, perché non mi risponde? La rispondo subito. Rimarco che a Buscate non va fatta perché siamo già gravati da problemi ecologici immani da 30 anni che esistono in questo territorio. Dove va messa?
andava messa 10 anni fa nella testa di quei politici che non hanno programmato la raccolta differenziata. Ecco dove l'ho messa. Questa è una risposta sul passato. Vogliamo parlare però dell'oggi. Visto che la raccolta differenziata non c'è, oggi come si fa? Prego. L'emergenza, ha detto l'assessore Bonfanti, che riguarda determinate realtà locali. Allora io adesso vorrei rivolgere una domanda all'assessore e a qualche rappresentante di queste realtà locali. Visto che avete un problema così grave, che alcune comunità tra le quali Buscate hanno già risolto da 20 anni con un inceneritore a casa loro, che cosa queste realtà hanno fatto per risolverselo, al di là di pensare di portare i rifiuti in provincia di Lecce o di scaricarle in comuni più piccoli? Come volete fare qui a Buscate? Prego. Tant'è che stiamo puntando a realizzare un obiettivo che è quello dell'autosufficienza provinciale. E noi delegheremo le province proprio perché siamo convinti che nel campo dello smaltimento di rifiuti urbani, non di quelli industriali, che è una cosa ben diversa, sia possibile che ciascuna provincia della Lombardia faccia la sua parte. Naturalmente questo significa che oggi come oggi noi non possiamo accettare che i rifiuti di questa provincia continuino ad andare nelle altre province, anche se devo dire che è positivamente migliorata in questi anni la situazione, perché Milano esportava l'80% dei suoi rifiuti nel resto della regione, oggi Milano risolve da sola quasi il 75%, però bisogna fare un grande sforzo di autosufficienza. Questo è l'impegno che mi hanno chiesto gli altri assessori provinciali. Lasciate parlare tu. Dovrebbero provare ancora. Io vedo lì delle... c'è una... problemi ambientali importanti che abbiamo esaminato e sui quali siamo pronti naturalmente a discutere, ma non si può dire che sia stata rovinata da una discarica che attualmente non c'è la zona. Se vi sedete, zona, non Buscate, che sappiamo che siamo Buscate. C'è un cartello che diceva, se non sbaglio, che più di metà dei rifiuti, ecco, metà dei rifiuti sono imballaggi. Questa è una cosa su cui meditare tutti quanti, è un'informazione che riceviamo tramite cartello. Ma c'è una cosa, paesi in rivolta, io voglio appunto presentarvi. Il difficile sta proprio qui, che sono in tanti a dire di no in questa regione, che è la regione d'Italia che di rifiuti ne produce di più in assoluto. Allora, Monzambano, dov'è Monzambano? Eccolo qua, lei è il sindaco di Monzambano, che è in provincia di... È in provincia di Mantova. Non ha ancora parlato. Allora, sindaco, dalle vostre parti pure, lei credo che addirittura abbia lasciato un partito, non importa neanche quale, diventando sindaco a capo di una lista contro la discarica. Io sono diventato sindaco di una lista contro la discarica perché i partiti politici non hanno avuto dar risposta al 96% dei no che hanno detto i cittadini di Monzambano. Quindi i partiti politici, a Monzambano rappresentanti nella Democrazia Cristiana che ha gestito per 40 anni, nel Partito Socialista e nel Partito Comunista, non hanno dato questa risposta. Allora i cittadini ci siamo presentati come lista alternativa e hanno votato la nostra lista. Quindi io sono un sindaco. Avete avuto addirittura un arrestato della di 300 metri, ma non è solo questo. Zona dove non ci sono discariche e c'è una situazione particolarmente curiosa, perché c'è un paese che ha accettato la discarica, ma a ribellarsi chi è in quel caso? In piedi, per cortesia. È un paese limitrofo, è a San Bassano, che è ai confini con Castelleone, cioè esattamente a 1 chilometro dal sito dove viene situata la discarica di Castelleone. E chiaramente San Bassano non accetta la discarica in quel posto. Io voglio riallacciarmi a quello che ha detto Bonfanti. Ha detto stiamo facendo discariche sicure e ben gestite. Dunque, io vorrei far presente al signor Bonfanti che il luogo dove voglio fare la discarica, da una recente indagine seria, recente, dell'Enea, il sito, partendo dall'1 al 12, come idoneità, è stato dichiarato al 10° posto. Dove non era scavato, scavando sarebbe stato al 12° posto. In altri termini vuol dire che è all'ultima scala di idoneità. Insomma, sembra che vadano a cercarle tutte, di localizzarle nei posti più sbagliati. Voglio aggiungere qualcosa. Dunque, io penso che quando si facciano questi insediamenti ci voglia un minimo di programmazione e non dare spazio ad intralazzatori che procurano il sito. Va bene.
che procurano il sito e piazzano queste discariche d'accordo con amministratori e politici d'accordo con loro. La ringrazio. Walter Ganapini, l'ho già presentato prima, direttore di Lombardia Risorse, dopo sta seduto, sul palco la vedono comunque, e consulente del Ministero per l'Ambiente. Hanno sempre ragione i paesi in rivolta oppure queste discariche sono di troppo? Diciamo che nel mondo e nel nostro paese il modo per risolvere un'emergenza che c'è, che è molto grave, perché guai a dimenticare che sull'emergenza crescono interessi malavitosi. Siamo diventati famosi sulla stampa inglese, questo è l'autorevole Guardian, che fa un'indagine sui traffici di rifiuti governati da mafia, 'ndrangheta e camorra, quindi è un problema che dobbiamo risolvere. Abbiamo gli strumenti anche come Italia per risolverla, questa emergenza. È stato già detto, bisogna fare prevenzione, produrre meno rifiuti, la raccolta differenziata, recuperare materia ed energia, e può esserci anche la discarica, ma non come cuore del ragionamento. C'è la discarica come parte di un sistema integrato, giustamente detto correttamente, moderno, quindi non la vecchia discarica dove va dentro tutto, non il vecchio inceneritore dove va dentro tutto, ma l'impegno dei cittadini e l'impegno ancora prima dell'industria a produrre in modo diverso le merci, l'impegno dei cittadini a raccogliere la carta, la plastica, l'alluminio, e li facciano il loro mestiere. Chiedo all'assessore di Lecce, ad esempio, come mai da tanti anni è in sospeso la realizzazione dell'impianto che avrebbe risolto, sono almeno 10 anni che a Lecce è in ballo un impianto che avrebbe risolto i problemi di Lecce. Milano, l'abbiamo sentita nominare tante volte, e cioè che ci siano delle zone favorite e delle zone sfavorite in questa Lombardia. La zona in cui ci troviamo noi è questa, più o meno, il nord-ovest, tra Varese, Como e Milano, e ci vedo tante di quelle scritte, tante di quei puntini. Com'è che vanno a finire tutte da una parte le discariche? Sì, c'è anche da dire... Un attimo, si applaudisce. Attenzione provinciale, ogni provincia, in questo caso Varese, poi Como e a questo punto Milano, hanno fatto una scelta che ha portato anche a una concentrazione. Devo ricordare che questa è una delle aree anche industriali più forti, non solo della Lombardia ma d'Italia, quindi c'è una forte produzione di rifiuti. Prima qui abita tanta gente, prima e si ricordava, ci sono tante industrie. Prima voglio fare una precisazione. Il forno di Busto Arsizio, l'impianto di termodistruzione, è sostanzialmente fermo. Per riavviarlo e per ristrutturarlo ci vorranno 36 anni. Parlando. Quelli di Buscate non sono d'accordo. Tant'è che la spazzatura di Buscate va a Vizzolo Predabissi, cioè quindi anche Buscate ha bisogno di fare 50 km per portare i suoi rifiuti. Qua dicono che non è vero. La vostra spazzatura non va in una discarica vicina? No, fate questa precisazione, no, perché poi dobbiamo... Chiedo scusa. Siccome... È vero o non è vero? Non è vero niente, la invitiamo, tutti i giorni vedrà il fumo uscire dal camino inceneritore. Siccome questi fumi ce li rispegniamo noi, al giorno, ci lasci questo. Almeno... Ecco. Vogliamo... Allora... Vi prego. E lei sa, attenzione, lei sa benissimo che non è fermo, perché una recente ordinanza regionale impone all'inceneritore di Borsano di Busto Arsizio di bruciare non solo i rifiuti solidi urbani, ma anche i medicinali scaduti e i rifiuti ospedalieri della regione Lombardia. Io vi chiedo scusa, queste sono cose difficili. E per l'ultima cosa, perché naturalmente è indispensabile che io ci sia un linguaggio anche diverso, ma su dati di fatti certi. Io le sto parlando di dire che l'assessore regionale conosce un po' meglio il funzionamento degli impianti, quindi evidentemente io dico che l'impianto di Busto ha una linea, come dicono i tecnici, in stand by, e l'altra che funziona allora, in modo assolutamente ridotto. Questo tant'è che c'è un intervento previsto di oltre 30 miliardi per ristrutturare l'impianto di Busto Arsizio. Non si capisce. Io vi chiedo una cortesia, non si capisce più niente. Per favore, se andate avanti così. Non si capisce più niente ed è molto difficile la comprensione, la lettura di questi dati di fatto da persone che non vivono in questa zona. Portate rispetto anche per chi è interessato al problema e ci vuole seguire dalla televisione e che sarà magari particolarmente incuriosito dalla continua citazione che si è fatta questa sera dell'inadempienza di Milano.
l'abbiamo sentito prima. Di queste 2200 tonnellate ne smaltisce 600 sul proprio territorio e con i propri impianti. Poche. Quel cartello parte. Dice, quel cartello non dice che Milano esporta sì 1700 tonnellate o 1600 tonnellate di rifiuti al giorno fuori dalla propria cinta daziaria, ma importa tutti i giorni 800.000 pendolari che producono i loro rifiuti, che portano il loro inquinamento. Esporta servizi che vengono pagati dai cittadini di Milano, ma che vengono fruiti da tutta la Lombardia. Esporta ricchezza, esporta cultura, esporta opportunità e non solo rifiuti, per favore. Questo mi sembra un argomento serio che... Questo mi sembra un argomento serio che se la sala avesse ascoltato potrebbe discutere. Milano è una metropoli nella quale affluiscono 800.000 persone al giorno, che offre servizi di ricchezza, non ce la fa a diciamo, risolvere da sé i propri problemi. Ma come? Venga qui, se viene qui che ne c'è. Non la sento. A Milano lavorare, non è che sono questi buscate. L'emergenza allora la fanno tutti gli altri paesi. E il signor Bonfanti, la discarica, facciamo cosa sua. Cambiamo la casa io e lei. Va io ho una villa qua. Questa no? È demagogia bella. E la tiene la discarica, a vedere se la vuole. L'argomento mi sembra deboluccio, lei è? Un cittadino di Mozzate. Sì. Allora, Mozzate che è appunto in quella posizione dove c'è un'elevatissima concentrazione di discariche, si sorbisce... Se parla più vicino al microfono. Si sorbisce dal 1982, quindi sono 10 anni, va bene, i rifiuti di mezza Lombardia. Il 36% dei rifiuti negli anni immediatamente trascorsi facevano capo a Mozzate. Ora, quando l'assessore parla di gestione corretta degli impianti, io devo dire, e l'assessore di questo ne è perfettamente a conoscenza, che un progetto fatto sulla Boschi Ramascioni ha visto l'esaurimento, più vicino al microfono, ha visto l'esaurimento del progetto e quindi la realizzazione di ciò che la Regione Lombardia aveva progettato e approvato con 400 tonnellate di rifiuti giornalieri da smaltire nella Boschi Ramascioni. Emergenza vuole, e questo è purtroppo il ritornello che troppo spesso ricorre, emergenza vuole che le 400 tonnellate siano diventate 3.000 giornaliere. Non solo. Oggi noi dobbiamo dire che grazie a ordinanze successive dell'assessore qui presente, la discarica Boschi Ramascioni di Mozzate, se andate a vederla è molto significativo, ha addirittura un muro di sostegno tutt'attorno che ha consentito di buttare e riaprire per ben 3 volte quell'impianto per buttarci i rifiuti. Morale. Questa è una discarica che la Regione è andata vantandosi di aver gestito in modo perfetto. La miglior discarica d'Europa è stata gestita. Oggi le falde sotto la discarica di Boschi Ramascioni, che erano costituite da acqua potabile, potabili non sono più queste acque. E quindi a questo punto una discarica che l'assessore si ostina a definire gestita in modo corretto, perfetta, parlando della recente ha portato a l'ultima che avete chiuso. Attualmente vecchia. Ce n'è un'altra in corso e quella cartina non è completa. C'è la terza discarica Mozzate che si chiama Mozzate Gorla. Ora io dico che la se gestione corretta del territorio è quella di andare a concentrare le discariche laddove ci sono amministrazioni consenzienti, allora questo è un significato di un errore enorme nella programmazione della regione. La ringrazio, è stato molto chiaro a tanti della nostra discussione, che sono un grosso industriale, Paolo Bolzani, presidente amministratore delegato della IGM, cioè la ditta che è titolare, insomma, che deve fare la discarica di Buscate secondo i progetti e che è titolare anche, fa parte di una multinazionale americana, la Waste Management, che gestisce lo smaltimento dei rifiuti di 3 milioni di lombardi. E poi Carlo Monguzzi della Lega Ambiente, che è anche consigliere regionale verde, a lei con la clac. Allora, accomodatevi che intanto io qui ho anche un cartello di come oggi si dovrebbero fare le discariche. Prego la telecamera di inquadrarlo. Non sto a raccontarvelo nel dettaglio, i rifiuti stanno qui e stanno
qui diciamo in mezzo a degli strati di argilla e a dei pneumatici, a dei teli di plastica che dovrebbero garantire l'assoluta impermeabilità rispetto alla falda acquifera, all'acqua che sta sotto, e il tutto controllato con dei pozzi di controllo e con la possibilità di usare i biogas che si sprigionano dalla spazzatura a fini energetici. Al di là degli errori che nel passato e nel presente possa avere commesso il governo della Lombardia, questa regione ha bisogno di 4 nuove discariche in più oppure no? Il problema è sicuramente questo. A me ha fatto molto male sentire l'assessore di Lecce che diceva: non voglio i vostri rifiuti, dovete fare delle discariche in Lombardia. L'assessore di Brescia che diceva: non voglio i vostri rifiuti, dovete fare delle discariche a Milano. Non è questo il problema. Bisogna finalmente cambiare il modo di smaltire i rifiuti. Questo deve essere una cosa limpida. Bisogna che ognuno faccia la propria parte, bisogna che però cominci chi comanda, e quindi cominci la regione. Allora serve sicuramente un grande patto di buonsenso, ma non è rimandabile. Io mi occupo di ambiente da 15 anni e da 15 anni mi sento dire che le cose che noi ambientalisti diciamo, e che ha riassunto molto bene l'esperto del Ministero dell'Ambiente, il dottor Ganapini, e quindi non le riprendo, le cose che noi diciamo sono giuste e vanno bene, però adesso c'è l'emergenza e bisogna fare le discariche. Questa cosa me la sento dire da 15 anni, e da 15 anni non vengono fatte le cose. O da subito scatta un meccanismo serio di solidarietà, per cui si chiede il sacrificio alla gente, per carità, ma è soprattutto l'amministrazione pubblica che comincia. Da subito la raccolta differenziata, da subito gli impianti a tecnologia complessa. Ecco, ma quindi sentiamo Bolzani, l'industriale. Potreste fare al posto delle discariche altrettanto in fretta e bene dei forni di incenerimento? Oppure i tempi sono diversi? Vicino al microfono. Il problema è un problema di sistema e di tempi. Raccolte differenziate vuol dire attuarle con un sistema organizzativo, vuol dire avere la partecipazione della gente. Sicuramente guardando al panorama italiano, al panorama lombardo, non stiamo facendo abbastanza come raccolte differenziate. Per ora cos'è che si raccoglie separatamente dal resto? Per ora si raccoglie soprattutto vetro, carta, particolarmente per quanto riguarda carta, la carta, pochina. Poca, mentre invece abbiamo in Italia un grosso sistema di riciclaggio, perché abbiamo una delle più grandi industrie che utilizza carta da macero, e noi stiamo muovendoci in Lombardia velocemente in questa direzione, con un accordo con l'industria che utilizza la carta da macero, ripartendo come abbiamo fatto a Como con la raccolta di carta a domicilio. Ecco, ma invece la discarica si fa più in fretta che queste cose qui? La discarica è comunque... Vi interessa o non vi interessa la risposta dell'assessore? Se non vi interessa, la smettiamo, lo mandiamo via l'industria. Molto meno discariche in futuro, se faremo più recupero di materiale, in particolare carta, come stiamo incominciando a fare, se avremo gli impianti per la termodistruzione e il recupero energetico. E l'Emi Garadello è una discarica che non presenta problemi per la falda acquifera o per la salute dei cittadini della zona? La Lombardia ha una delle regolamentazioni dal punto di vista di sicurezza che è la più restrittiva, non solo per quanto riguarda l'Italia, ma in Europa. Quindi noi ci muoviamo in un sistema di controlli e di regole di sicurezza che sono molto elevate. Primo. Secondo, è molto... Secondo, la discarica di Buscate è stata disegnata con dei criteri che superano la normativa, quanto viene richiesto dalla normativa. La prego. Terzo. Prego, Bolzani. Terzo, la discarica di Buscate non è stata frettolosamente fatta in relazione alla situazione di emergenza della legge 42, è stata una discarica che è stata programmata da lungo tempo e è stata presentata in termini di progetto in occasione dell'inadempimento della legge 40. Lei non si fida, lei che è Monguzzi della Lega Ambiente, consigliere regionale Verde, non si fida della qualità
delle discariche fatte dall'industria IGM? Assolutamente, le cito... Assolutamente una... sì o assolutamente no? Assolutamente no, e le cito una fonte ufficiale della Regione Lombardia. Quando la Regione Lombardia varò la legge 42, che è quella di queste discariche, la Commissione Tecnica Scientifica emise un parere che è condensato in una paginetta e che dice: la Commissione Tecnico Scientifica della Regione, quindi al di sopra di ogni sospetto, almeno in teoria, e sicuramente non sospettata di essere a favore delle popolazioni locali, parla di superficialità con la quale sono stati redatti gran parte dei progetti. Alcuni di essi risultano singolarmente somiglianti tra loro, fino al punto di far pensare a un'unica progettazione di massima. È vero, vado avanti questo? Vado avanti. Su 24 progetti ne abbiamo accettati solo 8, e quegli 8 sono stati oggetto di profonde prescrizioni migliorative, proprio perché c'era questo giudizio negativo che correttamente adesso Monguzzo riporta. Cioè, capita che l'industria, può capitare che l'industria faccia un progetto poco sicuro? Su 24 ne abbiamo accolti soltanto 8. Vado avanti, questo non è vero, vado avanti e poi finisco. In alcuni casi si tratta di letterali fotocopiature di intere parti di relazione. Assessore, queste sono le discariche giudicate ammissibili non da lei, che non era ancora assessore all'ecologia, ma dall'allora giunta regionale. Queste discariche sono state dichiarate ammissibili. Finisco. A questo riguardo il gruppo, quindi il comitato tecnico, esprime indignazione sul metodo e sulla correttezza deontologica di tale approccio alla professione. Con questo gli imprenditori e l'istituzione sono andati a proporre alla gente delle discariche dichiarate ammissibili, e questo vi ha coperto di vergogna, per cui anche se poi le prescrizioni che avete fatto in seguito, e le avete fatte perché la gente si è ribellata, le avete fatte perché gli ambientalisti... Che per quanto riguarda le puzze... A discutere, anche perché siamo a Buscate, soprattutto di discariche, si discute molto... Le pentole e non i coperchi... A Gianni Ippoliti. Antonello me l'ha fatto parlare di proposta. Non è mai andato lì vicino alla tua Perché? Perché sì, perché prima di tutto dovevamo parlare noi di Buscato, che abbiamo fatto noi a Buscato. L'importante è te che non... Va bene lo stesso così, se no stasera rischiamo di beccare 3 miliardi. E là, becca, becca. Senza biglietto, col giornale in mano, e sono entrati in conservato la sera. Sì. Ma allora c'era qua Servello. Che tu hai organizzato, ti ha lasciato fuori. Ma porca. Beh, cioè, non è... C'era qualche gente che ci teneva entrare, voglio dire, però... On such a time.